martedì 5 marzo 2013 è venuto a mancare mamma Piera. Si è spenta dolcemente in poltrona dopo pranzo, dopo la sua solita passeggiata, e come al solito si è addormentata, ma non si è più svegliata. È stata una mamma non molto dolce a livello pratico, però nel cuore è sempre stata dolcissima, e una dolcezza che è uscita negli ultimi anni quando non parlava più, non connetteva più avendo l'Alzheimer, ma era sufficiente un sorriso negli occhi che scaldava l'anima. Adesso lei si accinge a fare il viaggio lungo il fiume della vita. Nascosta, si sta interrando, risalirà la corrente per andare all'origine. Perché l'acqua gli è sempre piaciuta. Infatti gli ho messo sul petto l'immagine di quando aveva 67 anni, già vedova, ancora una bella donna che forse si è goduta qualche attimo di felicità ulteriore al mare con i pensionati, perché il mare gli è sempre piaciuto. Le lunghe passeggiate sulla spiaggia o sul lungomare le aiutavano a dimenticare tutti i dolori della sua vita. Adesso è dolce, tranquilla, anche se ha un aspetto naturalmente da defunta. Per me rimarrà sempre il ricordo di questo tipo di mamma. Mamma bambina, mai cresciuta abbastanza per la vita normale, ma fortissima per la vita dei sentimenti più profondi. Gli devo ringraziarti ancora, mamma, che il mio amore ti accompagni nel tuo ultimo viaggio. Ciao. Un viaggio. Un viaggio, Pierina.